Il mercato delle auto elettriche in Italia è in una fase di stallo fermo al 4,2%. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, si dice pronto a varare incentivi per l'acquisto. In caso delle vetture full elettriche partono da 6.000 euro e arrivano a 13.750 se si rottama un'auto Euro 2 e si ha un ISEE sotto i 30.000 euro, mentre l'aiuto per l'acquisto di un veicolo ibrido va da 4 a 10.000 euro, quello per un'auto a basse emissioni dai 1.500 ai 3.000 euro. L'intervento riguarda veicoli commerciali, taxi, noleggi a lungo termine. Per il leasing sono previsti 50 milioni di euro. Sono numeri ancora non ufficiali, ma contenuti nella bozza di lavoro sui quali il governo sta lavorando e punta ad utilizzare risorse per 930 milioni, sommando 570 milioni di nuovi fondi. Il provvedimento verrà illustrato il 1 febbraio 2024 nel corso dell'incontro presieduto dal ministro Urso con i principali rappresentanti delle imprese del settore, oltre alle organizzazioni della filiera. Gli obiettivi sono il cambio del parco auto circolante in Italia, uno dei più vecchi in Europa.